Ciao ragazzi, benvenuti in un nuovo video. E allora, ho ricevuto questo pacco. E allora, la storia di questo pacco è una storia stranissima. Uno, mi suona il corriere e mi dice: "Senti, ho un pacco per te." Bene. Vado a prenderlo. Questo colosso, ragazzi, è enorme, è pesante. Il problema dov'è? Che io non aspettavo niente di grande e pesante. Guardo le varie etichette, le varie cose scritte in cinese, una sola che è quella del corriere, dove c'è il mio indirizzo. Ragazzi, non so realmente cosa c'è. Posso dirti però che pare partito da Milano, mittente Milano, parte da Milano. Scotch cinese, etichette cinesi. Ragazzi, vedremo. Vedremo insieme. Apriamo, speriamo che non mi hanno mandato qualche bomba. Poi per forza è il mio perché c'è il mio nome, perciò è per me. È per me, però io non ho ordinato nulla e non aspettavo nulla. Etichetta in cinese, pacco dentro, e poi fa rumore di rottura, ragazzi. Fa rumore di tipo di vetro ed è pesantissimo. Ops. 2 pacchi dentro uno, ragazzi. Questo che cosa è? Ma io ho capito che... Ok, io questo l'ho visto. Ragazzi, sapete cos'è? E allora rettifico tutto. Qualche settimana fa, cioè l'inizio della settimana scorsa, un venditore di AliExpress mi aveva comunicato che mi avrebbe mandato come campione un suo prodotto. Però io non pensavo subito, perché dico, la scorsa settimana, cioè lui l'ha fatto subito e mi è arrivato immediatamente. Ragazzi, qua c'è una cosa che è bellissima. Unboxiamo, ragazzi. Cavo HDMI per la connessione, ovviamente video, tappetino in gomma siliconica con scompartimenti giù a il metro. Qui sotto ha tutto il metro stampigliato, che va da 0 a 36 centimetri, più questi qua sono dei vani, sono tipo dei cassettini in gomma, delle zone magnetiche. E infatti c'è scritto magnetic, magnetic, magnetic. Se tu guardi da dietro, vedi dei cerchi neri. Questi cerchi neri, ragazzi, sono appunto dei magneti che io prendo le viti, li appoggio qui e loro stanno ferme. Un telecomando, cavo USB, questo qui grosso. Buona qualità, 12 volt, 1 ampere. E poi abbiamo il cuore di tutto, che è questo, ragazzi. Questo è un gruppo da 34 megapixel, cioè una telecamera. Questa è una telecamera. Qui c'è l'obiettivo, lo vado a svitare. E qui hai l'obiettivo della telecamera. Lo richiudo, così da non farlo sporcare. LED di segnalazione 34 megapixel, 1080p 60 frame per secondo. Bellissimo, ragazzi. 2K anche 30 frame per secondo, perciò due risoluzioni. Ho 2K 30 fps o 1080 60 frame per secondo. Stai arrivando a capire cos'è?
E allora la prima cosa da fare è installare questo tubo di ferro con la vite da sotto, che questo è il supporto che andrà a tenere tramite i due paletti, sono questo e questo, tutta la struttura. Ovviamente questo si svita e può scendere o salire o ruotare liberamente. E in più, come regolaggio, c'è anche quest'altro. Questo va avanti, va indietro, in base poi alla reale, diciamo, necessità. Ok, ragazzi, passo al secondo pezzo grosso. Questo è il cuore, l'ottica vera e propria del microscopio digitale. Questo va messo qui, però prima di metterlo devo allentare la vite. Ok, che qui di lato abbiamo una vite. Ora la stringo ben forte. Ragazzi, bellissimo, eh? Davvero ben fatto questo aggeggino. Bene ragazzi, allora ho assemblato il microscopio, montata la telecamera, collegata alimentazione 12 volt alla telecamera, 12 volt collegata al gruppo luce. Il gruppo luce, come vedi, ti mostro, è dimmerabile, perciò puoi regolare la potenza dei LED. Sono LED SMD. Da questo lato abbiamo l'interruttore on off e niente, puoi andare a regolare anche l'altezza dell'obiettivo, come vedi lo abbasso e lo alzo, ok, così al massimo e così scende. Cablarlo, ho già installato il software, che credo sia in cinese, ma ora vediamo. E allora questo è cablato, luce ok blu. Ragazzi, è in italiano, software in italiano, bellissimo. Ok, e allora siamo connessi. Sì. Ok ragazzi, avete mai visto una zanzara? Wow, bellissima.